L'essere vostro. Il nuovo libro degli spiriti di VB, Cerchio Medianico K, Guida interiore. Sovente quando analizzate l'essere vostro, siete usi a riconoscere le vostre limitazioni senza grandi difficoltà. Ma la prima cosa che fate quando le trovate è quella di condannarvi. Di condanna in condanna vi trascinate in una analisi che, proprio per il fatto di essere compiuta con tale sistema, non è e non può essere obiettiva, né può venire assunta quale metodo di ricerca che possa condurvi alla liberazione. Se voi stimate che la conoscenza di se stessi porta l'essere all'affrancamento, come potete pensare che condannando le proprie limitazioni l'uomo si liberi dal proprio io? Le condanne, infatti, non sono altro che nuove limitazioni, le quali possono essere evitate. Potremmo chiamarle limitazioni accessorie. Devo mettervi in guardia contro questo condannare, perché esso è un mezzo che viene utilizzato dall'espansione dell'io, che, frustandosi, trova il mezzo per accrescersi. All'io non importa nulla di mortificarsi, anzi, lo allieta la mortificazione, perché lo fa sentire obiettivo di fronte a se stesso. Eppure non è questo che può condurre l'uomo al sentire. L'essere, per costituire la propria equazione morale, deve riconoscere le proprie limitazioni attraverso una costante, continua consapevolezza e non perenne condanna. Allorquando vi viene posta dinanzi una vostra limitazione, dite: ciò accade perché non sono evoluto. Se io fossi libero, questo non accadrebbe. O peggio, dite: me ne affrancherò in una successiva incarnazione. Guardatevi da questi errori, dal secondo più che dal primo. Il primo conserva una sua coerenza, anche se scarsa, rispetto a ciò che noi vi abbiamo detto, ma il secondo è totalmente contrastante ed è un'opera che io definisco egoistica e financo malvagia. In quanto voi delegate ad un altro essere, che non è la vostra continuazione come io, il superamento delle vostre limitazioni. Continua in un prossimo video.